rivendicare la situazione dei trasporti che in via generale, quindi nazionale, ma soprattutto per noi siciliani o per la nostra provincia di Trapani, è una situazione abbastanza grave. Dobbiamo cercare di avviare un confronto sui trasporti per le infrastrutture, per renderle efficienti ed efficaci. La Sicilia in particolare soffre per i trasporti, parliamo di monobinario, parliamo di tante altre problemi alla viabilità. Spesso ultimamente il ministro è venuto in Sicilia, ma realmente la situazione qual è? La situazione è drammatica. Io dico, parlo della Sicilia, ma parlo dico, per il mio territorio. Noi basta discutere dell'aeroporto di Birgi, basta discutere delle ferrovie, basta discutere delle viabilità stradali, tutte delle situazioni che sono drammatiche. L'aeroporto di Birgi, che è comunque il settore del turismo che fa girare, che faceva girare l'economia del nostro territorio, oggi è ferma con una situazione drammatica anche per tutti i lavoratori. Parliamo di una viabilità stradale drammatica, abbiamo delle opere incompiute da parecchio tempo, parliamo del collegamento Trapani-Birgi, ad esempio, un'opera ferma da un sacco di tempo che pare che ora dovrebbero riprendere i lavori. Poi il nostro territorio con una marginalità geografica che tutti ci invidiano per il sole, il mare, l'arte e poi dico per attraversarla in treno ci impieghiamo 3 ore, lascia immaginare di qual è la nostra situazione. Abbiamo bisogno di favorire la realizzazione di infrastrutture, abbiamo bisogno, dico, anche di cercare di far ripartire la nostra economia attraverso i trasporti. I destinatari del messaggio, chiamiamolo così, sono regione, no? Stato nazionale. C'è stato qualcosa di positivo? Cioè, si sta muovendo qualche cosa oppure è tutto nel negativo? Ma pare di sì, tant'è che avevano chiesto di bloccare lo sciopero. Lo vedremo nei giorni a seguire. Lo slogan è importante, rimettiamo in movimento il paese, soprattutto quello di Trapani che oggi vive una situazione drammatica, in primis per l'aeroporto di Birgi. Appunto, la nostra provincia è stata sempre al centro di polemiche della cronaca per la viabilità provinciale, ma non solo. Il sindacato, come si sta muovendo e come si muoverà, se c'è già in serbo qualche altra iniziativa. No, ma dico, questo, lo sciopero fatto ieri, quello che ci sarà probabilmente anche domani, che riguarderà, solo appunto il trasporto aereo, questo è una grande, sono delle grandi iniziative. È normale, dico, che se il governo non deciderà di sedersi e di accoglierci e di accogliere le nostre, richieste, è normale, dico, che lo sciopero si rieffettuerà in altri momenti, perché comunque abbiamo bisogno di farci sentire, perché abbiamo bisogno, ma soprattutto il governo regionale, che ci diano una mano per far ripartire sia a livello regionale ma a livello provinciale, che è poi quello che principalmente a noi interessa, far ripartire tutte quelle situazioni che possono creare sviluppo, che possono creare viabilità normale per quanto riguarda il turismo. Perché se parte il turismo poi può partire l'edilizia e così via, il commercio, questo dico è fondamentale.